Io sono Francesca Uccioli e sono la responsabile del progetto Tutoring all'interno del quale abbiamo organizzato questo evento. Questa sera, come vedete, avremo tre interventi. Il primo intervento sarà una breve introduzione che terrà la dottoressa Carlotta Longhi, che è consigliere segretario dell'Ordine degli Psicologi, la quale farà una breve presentazione delle recenti disposizioni normative in campo di SA, dal momento che ha partecipato personalmente al gruppo di approfondimento tecnico della Regione Lombardia su questo tema. Successivamente avremo l'intervento del dottor Gianmarco Marzocchi, che è ricercatore in psicologia dello sviluppo e dell'educazione presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Milano Bicocca e socio fondatore dell'Edita Lombardia. Il dottor Marzocchi ci illustrerà il tema in particolare della diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento. Successivamente la dottoressa Maria Luisa Lorusso, che è psicologa e neurolinguista e responsabile del servizio di neuropsichiatria cognitiva e dei disturbi di apprendimento dell'Istituto Medea di Bosio Parini, ci illustrerà invece la parte più sul trattamento dei disturbi dell'apprendimento. Quindi avremo insomma una panoramica molto ampia su questo tema. Chiaramente verrà lasciato ampio spazio a tutte le vostre domande, in modo che questo incontro possa essere anche un'occasione proprio per chiarirvi eventuali dubbi, visto che questo tema ultimamente è stato particolarmente sentito e ci sono stati diversi cambiamenti e molte novità. Quindi io intanto lascerei la parola ai colleghi e vi auguro una buona serata. Buonasera a tutti, come anticipato io vi parlerò della normativa nel campo dei DSA, in particolare della diagnosi e certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento. Questa brevissima introduzione sulla normativa è dovuta al fatto che negli ultimi due anni ci sono stati una serie di cambiamenti normativi molto significativi in questo ambito e tuttora la situazione non è chiara e definita. Quindi molti colleghi si rivolgono all'ordine quotidianamente chiedendo notizie, aggiornamenti, informazioni sull'aspetto normativo e quindi ci sembrava importante, prima appunto di lasciare la parola ai colleghi, dare rapidamente alcune informazioni di base su qual è lo stato attuale della normativa. Partiamo appunto dalla legge 170 del 2010. Partiamo da qui perché è questa legge che è un po' il punto di svolta, nel senso che è una legge, nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, che si occupa propriamente dei disturbi specifici di apprendimento. Quindi abbiamo una legge nazionale che va a normare tutta una serie di aspetti che riguardano in generale i disturbi specifici di apprendimento e la loro gestione in ambito scolastico. Ai nostri fini questa sera, anche se è molto interessante il testo di legge, quindi vi invito anticipo che trovate tutto quello che io vi presento e anche tutta la normativa sul sito di OPL, quindi potete poi andare ad approfondire. E vi dicevo, il testo di legge è nel complesso molto interessante per chi si occupa di questa materia, quindi vi invito poi a leggerlo tutto quanto, ma ai nostri fini mi soffermo solo su quello che è l'aspetto che poi si è rivelato controverso e critico per la nostra professione e quindi ha portato poi a tutta una serie di altri sviluppi normativi. E parlo quindi dell'aspetto della diagnosi e della certificazione. Allora, la legge 170 dice, per quanto riguarda la diagnosi, che la diagnosi è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici del Servizio Sanitario Nazionale o dove non sia possibile appunto effettuarla nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, può essere svolta da quelle che vengono definite in modo generico strutture accreditate, anzi specialisti o strutture accreditate. Questa dicitura appunto che troviamo nell'articolo 3
nella legge 170-2010 ha avviato una serie di dubbi e di richieste di chiarimenti e di ulteriori passaggi normativi, perché questa definizione di specialisti o strutture accreditate ha lasciato molti dubbi. Quindi il primo dubbio è stato se anche i liberi professionisti potessero svolgere diagnosi valide ai fini della certificazione di DSA, oppure cosa si intendesse per strutture accreditate, quale fosse la forma di accreditamento. Quindi tutti questi aspetti, diciamo, sono stati da chiarire. Vi ricordo, appunto, perché sia comprensibile poi la trattazione che segue, che qui parliamo di diagnosi valida per la certificazione. Cosa significa? Significa che la legge 170 stabilisce che la certificazione di DSA sia quella che viene ritenuta valida dalla scuola ai fini delle misure dispensative e compensative per gli studenti, di tutta un'altra serie di misure poi attuate dalle scuole. Quindi quando noi qui parliamo d'ora in poi di diagnosi, intendiamo sempre la diagnosi che è valida per la certificazione, che viene accettata a fini scolastici. Nel frattempo, poco dopo la legge 170 del 2010, il 7 dicembre 2010 abbiamo il documento finale della Consensus Conference in materia, che viene poi sempre citata in tutti questi documenti normativi come quella a cui attenersi dal punto di vista proprio della procedura diagnostica. Come ordine degli psicologi della Lombardia, come ci muoviamo? Ci muoviamo con una serie di richieste a Regione Lombardia, nel senso che dopo l'uscita della legge, che è una legge nazionale, la materia passa alle regioni, quindi sono le singole regioni che devono andare a stabilire le modalità attuative regionali della legge 170. Quindi come PL io, appunto, ho indicato da dicembre 2010 a marzo 2012, perché noi abbiamo continuato con grande determinazione a chiedere chiarimenti, abbiamo mandato una serie di richieste proprio per capire meglio come potesse essere attuata questa legge, soprattutto quale potesse essere il ruolo degli psicologi nella procedura di certificazione. Il 5 luglio 2011 esce questa circolare della Regione Lombardia, altro passo importante, perché questa circolare, che verrà poi molto contestata e discussa, stabilisce che la diagnosi di DSA possa essere effettuata, oltre che, chiaramente, come sempre detto, dal Servizio Sanitario Nazionale, da operatori di altre strutture specialistiche. Però la definizione di strutture specialistiche qui viene specificata meglio e viene stabilito per la prima volta in Regione Lombardia che questa diagnosi debba essere realizzata da un'equipe multiprofessionale composta da neuropsichiatra, psicologo e logopedista, e che poi debba, appunto, seguire le modalità indicate dalla Consensus Conference. Il punto controverso, che poi ha sviluppato un grandissimo dibattito all'interno, appunto, non solo della nostra professione ma di tutti gli operatori che si occupano di questa materia, è stato quello della multiprofessionalità dell'equipe, nel senso che questa circolare di Regione Lombardia imponeva, e di fatto impone, perché ricordo subito a scarso di equivoci che a tutt'oggi, 9 novembre 2012, questa è la normativa in vigore, quindi ad oggi è questa che va seguita, appunto imponeva e tuttora impone che la certificazione, per essere valida ai fini scolastici, sia effettuata e firmata dai tre professionisti. Quindi ad oggi, per essere valida in Regione Lombardia, la certificazione deve portare le tre firme di neuropsichiatra, psicologo, logopedista, e deve essere effettuata dai tre professionisti. Questa indicazione ha creato una serie di difficoltà, nel senso che specialmente per i liberi professionisti, che sono il 95% della categoria professionale di psicologi, quindi la stragrandissima maggioranza,
riuscire a costituire un'equipe formata da psicologo, neuropsichiatra, logopedista costituisce una difficoltà da molti punti di vista, diciamo anche dal punto di vista sia organizzativo, sia della modalità di lavoro, sia del rapporto con le bambini, adolescenti e famiglie, quindi da molti punti di vista. Crea poi un allungamento dei tempi della diagnosi e un aumento del costo della diagnosi a carico delle famiglie, che chiaramente, essendo una struttura di tipo privato, devono accollarsi completamente il percorso. E dal nostro punto di vista come ordine abbiamo molto sottolineato anche che non è rispettosa di un'autonomia diagnostica che lo psicologo ha, nel senso che lo psicologo è autonomo nella diagnosi, come ovviamente il medico, e quindi il fatto che debba essere firmata da tre professionisti a certificazione sembra mettere anche in discussione l'autonomia diagnostica. Appunto, proprio dato che si sono mostrate queste perplessità, Regione Lombardia ha poi convocato un gruppo di approfondimento tecnico che è partito l'11 gennaio 2012, quindi alcuni mesi dopo la circolare regionale. Questo gruppo di approfondimento tecnico, che ha visto partecipare tutte le principali, appunto, associazioni di categoria o società scientifiche, nonché delle categorie, quindi appunto dei neuropsichiatri, dei psicologi e dei logopediste, nonché l'ufficio scolastico e tutti i principali, come vedete, enti che si occupano di questo settore, ha portato avanti un lavoro su vari piani, quindi sia sul piano del contenuto della diagnosi e della valutazione, di cui qualcosa vi diranno i colleghi, per cui si cerca di individuare una modalità omogenea, valida e scientificamente fondata di procedura diagnostica, si è appunto portato avanti tutto questo discorso più politico di come gestire poi le certificazioni a livello di normativa. Nell'aprile 2012 OPL ha lanciato un comunicato stampa appunto per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione della necessità dell'obbligo di firma da parte dei tre professionisti, visto come un dispositivo da parte nostra, visto come un dispositivo penalizzante. Quindi abbiamo cercato di rilanciare la questione anche alla luce del fatto che altre regioni nel frattempo si stessero muovendo con modalità differenti, nel senso che ogni regione via via stava emanando delle disposizioni che andavano anche in direzioni differenti. In particolare la Regione Liguria stava sviluppando una forma di accreditamento coinvolgendo anche l'ordine regionale, e noi auspicavamo che questo fosse possibile anche in Lombardia. Il 25 luglio 2012, stiamo avvicinando alla data di oggi, esce quest'altro importantissimo documento che segna un po' anche qui un'ulteriore svolta nella situazione normativa. È il documento di accordo della conferenza Stato-Regioni sulle indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei DSA. Cioè, cosa succede? Che siccome appunto ogni regione stava andando in direzioni diverse, e questo creava anche una certa confusione nell'operatività e anche nei passaggi burocratici, perché le stesse scuole, come probabilmente molti di voi sapranno, sono tuttora confuse su che cosa accettare e che cosa non accettare a livello di certificazione e documentazione. Quindi, dato che c'era questa varietà normativa tra le varie regioni, appunto, si sono cercati di identificare dei criteri condivisi a livello nazionale. I criteri condivisi ripropongono la questione dell'equipe, quindi la ripropongono nel senso che, come la letteratura scientifica chiarisce, chiaramente deve essere un'equipe di professionisti a occuparsi in generale non solo del momento diagnostico ma anche del momento di intervento in campo di DSA, quindi ovviamente queste linee della conferenza Stato-Regioni ripropongono l'importanza dell'equipe, però non prevedono che la certificazione debba essere fattivamente stesa dai tre professionisti e firmata dai tre professionisti per essere valida. Quindi
non, sembrano non definire, ecco, in questo senso le modalità. Per cui si riapre, in un certo senso si riapre il discorso, l'accordo Stato-Regioni parla di disponibilità di un'equipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatri, psicologi, logopedisti, eventualmente integrata da altri professionisti e come sempre appunto rispetto delle linee della Consensus Conference. Parla anche esplicitamente di accreditamento, quindi ripropone la possibilità che soggetti, quindi strutture, ma anche professionisti possano essere accreditati. Sulla scorta di questo atto della Conferenza Stato-Regioni, il 17 settembre 2012, nella riunione del gruppo di approfondimento tecnico regionale, che per il momento è l'ultima, nel senso che il gruppo poi non si è più riunito, è stata data dal dottor Luca Merlino, della Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia, una comunicazione che specifico al momento è una comunicazione, nel senso che non abbiamo un documento in questo senso, è importante chiarirlo perché questo poi ha creato ovviamente anche qui molte confusioni. Ha dato questa comunicazione sul fatto che Regione Lombardia stesse rivedendo le indicazioni date in precedenza e quindi che non fosse più necessario avere una certificazione stesa da 3 professionisti e firmata da 3 professionisti, ma che potesse esserci la firma sulla certificazione di un responsabile del caso che chiaramente deve lavorare in equipe multiprofessionale con gli altri professionisti e accreditarsi in quanto competente, esperto in materia, quindi con dei requisiti, però può firmare appunto la certificazione autonomamente, cioè una volta accreditato, una volta che questo professionista avesse i requisiti richiesti, una volta che lavorasse in equipe con gli altri 2 professionisti, potrebbe firmare autonomamente le certificazioni. E questo chiaramente è stato un salutato con grande favore da noi come PL, anche dai colleghi psicologi, perché sarebbe per noi un grosso riconoscimento e ci auguriamo che questo diventi effettivamente attuativo. Dico ci auguriamo nel senso che appunto Regione Lombardia, come leggete, come avrete sentito forse anche nelle nostre comunicazioni che abbiamo dato al PL, aveva indicato la fine del mese di ottobre come un tempo necessario a poter dare una prima idea dei requisiti di accreditamento, quindi aveva promesso, diciamo, al gruppo di approfondimento tecnico che avrebbe proposto dei requisiti di accreditamento. Questi requisiti di accreditamento non sono ancora stati proposti da Regione, non abbiamo avuto comunicazione in tal senso, quindi ad oggi siamo in attesa, per cui ho riportato la data del 5 novembre 2012, che pochi giorni fa, data in cui come PL abbiamo nuovamente chiesto a Regione se ci fossero aggiornamenti in merito, e al momento non ce ne sono, quindi appunto per essere estremamente chiara e non lasciare adito a dubbi, ribadisco che ad oggi rimane in vigore la circolare regionale del 5 luglio 2011, quindi ad oggi è necessario che la certificazione sia effettuata e firmata dai 3 professionisti. Chiaramente non appena avremo aggiornamenti in merito, noi come ordine li daremo subito, quindi vi teniamo a conoscenza delle novità. Mi sono dilungata fin troppo, lascio la parola ai colleghi, poi eventualmente in coda tutto quanto l'incontro, se ci saranno domande sulla normativa risponderò volentieri. Grazie.